È una scelta di dolore, di sofferenza, però anche di grande amore, perché dà comunque una possibilità di vita al proprio figlio. Partorire in anonimato, ma soprattutto in piena sicurezza per le madri e per i bambini, si può in Toscana. Da ben 24 anni è infatti attivo il servizio Mamma Segreta. Significa che al momento del parto la donna viene assistita con tutela nei confronti della riservatezza, delle informazioni, anche con tutela nei comportamenti degli operatori. Un servizio ancora poco conosciuto, ma più che mai attuale dopo l'episodio del piccolo Enea lasciato dalla mamma nella culla per la vita all'esterno della clinica Mangiavacchi di Milano nel giorno di Pasqua. La donna si può presentare al momento del parto e può dichiararlo prima o dopo il parto stesso, o la donna altrimenti si può rivolgere a persone che la possono accompagnare in un percorso anche di gravidanza e accompagnare poi al momento del parto e anche dopo con un supporto psicologico. Un percorso adesso rafforzato ed aggiornato dalla campagna di sensibilizzazione ed ascolto Non abbandonarlo, parla con noi, alla possibilità per gli adottati di conoscere in futuro un pezzo della propria storia. Fino a poco tempo fa la mamma aveva diritto all'oblio. Oggi la mamma viene informata che al raggiungimento della maggiore età il figlio può chiedere al Tribunale dei Minori se la mamma vuole o meno conoscerlo. La mamma però ha sempre la possibilità di dire sì o no. Grazie al progetto Mamma Segreta, dal 2022 ad oggi in Toscana sono stati 184 i parti in anonimato. Sono dei casi molto rari, però sono casi preziosissimi.